Sì, la storia si sviluppa pensando che tutti noi vorremmo avere sempre tutto quello che ci piace avere, vorremmo sempre poter avere qualunque cosa, e questo non soltanto i bambini, ma anche gli adulti. E questo libro è una piccola storia, per la verità. Porta a vedere come invece sia più il contrario che in realtà funziona, perché in questa permanenza nel Palazzo Reale il piccolo orso si accorge che forse la vita è più semplice, ma anche più bella a casa propria, dove perlomeno ci sono delle cose che si possono fare. Magari sono poche, ma ci sono. Mentre in questo ambiente, non sempre si può fare tutto quello che si vorrebbe, come gli ha promesso questo amico.